Agata, Matteo Salvini perché è famoso in Italia? Chi è? Buongiorno gente. Il motivo per il quale non riprendiamo a colazione è questo, perché siamo cotti. Però, visto che Alessandro è andato a cambiarsi, io ho pensato di farvi un saluto. Anche perché oggi state principalmente con me. Siete contenti? Fuori, tempo terribile. Dopo lo faccio vedere, c'è un temporale pazzesco. Questa è la situazione. Piove tantissimo. Sono giorni che sta piovendo. Basta, basta. Devo arrivare alla macchina. Qua giù. Vi metto al sicuro. Sono in macchina. Adesso arriva anche Fefè. Mazza quanto piove, mortaccio. Piove, eh? Ah, sì. Andiamo. Assurdo. Non so quanto sentirete perché qua dentro c'è anche il rimbombo e piove tantissimo. Ale mi ha appena lasciato la fermata dell'autobus. Senti, in realtà dovevo lavorare fino alle 7:30, invece ho saputo che, visto che piove ed è brutto tempo, finirò di lavorare alle 5. Quindi ho il tempo di vedermi con Agata, finalmente, e andiamo a farci un aperitivo, andiamo a prendere un cappuccino e un dolce, perché oggi qui in ufficio è praticamente tutto vuoto. Non c'è nessuno, perché fuori c'è il diluvio universale. Sono libera, ho finito di lavorare. Allo, non sta piovendo, grazie a Dio. Sto raggiungendo Agata, che mi aspetta alle scale rompicollo. Ci facciamo una cioccolata calda con la coda di castoro. Per Agata avevo pensato dei giochini, cioè vorrei testare il suo livello di italiano. Allora, per la merendina di oggi, una coda di castoro all'oreo e una coda di castoro con la banana e la cioccolata. E c'è anche Agata nel vlog di oggi. E questa è la visuale, eh? Ci siamo scelti un posticino, niente male. Mettiamo alla prova il suo italiano. Okay. Facciamo con delle parole che è più semplice. È italiano. Cellulare. 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 Come si chiamano? Le? Oui, en français. En italien. En italien? Cappello. No, quello è spagnolo. Quindi in italiano tu pronunci tutte le lettere. Quindi capelli. 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 No. Capelli. L'Uriel. Capelli. Non è uno solo, ma ce ne sono tanti. Quindi capelli, lunette. In italiano? In italiano? In italiano? Tu sei buona? No, ma non più. Lo vedete? Che cosa sono questi? Les yeux. Faccio così io. Come se lei improvvisamente capisse da o o. Bravissima, io intelligente. O oggi. Occhi. 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 In spagnolo si oros. Ojos. Los ojos. Eh no, occhi. 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 Ok. Quindi. Ok. Due. Due occhi. Occhiali. Occhiali. No, perché ci sono delle parole in francese che si assomigliano tanto all'italiano. Poi sono delle parole che non c'entrano assolutamente un cavolo. E quindi giustamente lei dice non ho la minima idea. Farò vedere ad Agata 5 foto di persone famose, di personaggi famosi in Italia. E voglio vedere secondo lei perché, per quale motivo questi personaggi sono famosi in Italia. Vediamo se indovina, cioè in che ambito sono, oppure se ne spara proprio grosse. La prima foto che le voglio mostrare, Matteo Salvini. Agata, Matteo Salvini, perché è famoso in Italia? Chi è? Non mi sembra méchant, non parli. Méchant. È un cattivo. È uno cattivo, ne abbiamo già parlato. Sei un gars del parti politico della droite. Brava, è un tipo della politica a destra, quindi è uno dei partiti di destra. Bravo, bravo.
Bravo. Brava. Tragi, brava. Lei, quando ci siamo conosciute, io sono entrata in ufficio tipo il secondo giorno di lavoro. Lei stava lì, seduta alla scrivania con i piedi incrociati, con i shorts, cioè aveva un jeans cortissimo. E poi diceva, perdona, scusa, cosa? Così, una pazza. Hai 8 di mattina, 8 e mezza di mattina. Quindi da lì ho detto, quella deve diventare forza amica mia, perché non è normale. Quindi da lì poi ci siamo diventati amiche. È molto speciale. Perché è famoso lui? Ragazzi, chi? Zero, eh? Era facile con Salvini, che gliel'avevo fatto vedere, perché io la mattina leggo il giornale italiano, quindi gli parlo della politica italiana. Questo non è facile. Se non è top. Un attore. No, è un musicier. Un musicier? Che si appella Giovanotti. L'ombelico del mondo. Ecco. No, ma se no, no. L'ombelico del mondo. Sì, brava, vedi, ha capito che canta l'ombelico del mondo. L'ho inventato io. Aspettate, eh. A parte che la prima cosa che esce quando scrivi Pippo Baudo è morto. Non è morto. Non è morto, è vivo Pippo. Adesso, che cosa penserà di lui? Vai. Sei tuo grandpa. Ma ha detto tuo nonno. Pippo Baudo. Pippo Baudo. Pippo Baudo. 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 Il ciliegian. No, la faccia da assassino. Mortacci. Le persone. Cioè, ammazza la gente, secondo lei, Pippo Baudo. Ma no, sei un conduttore televisivo. Mi fa se le festive da musica. Siamo qua. Forse non ho tradotto bene. Un conduttore, cioè qualcuno che da televisione. Un animatore. Un animatore? Sì, un conduttore, c'è vroom vroom. Ok. Conduttore invece della televisione si chiama animatore. Non credo che l'abbia mai vista. No, forse che no. No. Vedi che mi capisce. Io l'adoro. Però mi urta, mi innervosisce questa ragazza, perché mi capisce, capisce l'italiano, ma non lo studia. Per parlarlo. Ride. 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 Adesso fa chiedersi poi una foto. Sì? No. Scusa, una che capisce una lingua e non la parla, cioè, ma io dico, no? Ecco, Barbara D'Urso. Allora, Barbara D'Urso. Bimbo. Fai bimbi? Danseuse. La ballerina. Mm. No. Animatrice televisiva. Ma dai! Un'animatrice, bravo! Hai visto? Grazie, lo so. Alessandro Borghese. Se sei schizo. Chi è? Schizo. Che cosa schizo? Un folle? Un pazzo, gli ha detto. Uno schizofrenico, ho capito. Uno schizofrenico. Invece no, è il nostro Alessandro Borghese. Un poetic. Chef de cuisine. Ah. Mm. Mangiare. Sì, deve mangiare. Beh, c'è so. E poi, comunque Agata è single. Non è fidanzato. Fidanzato italiano va bene, cioè ci piacerebbe, così lei può imparare l'italiano. Se parlate inglese è meglio. Vi deve piacere viaggiare, perché Agata viaggia molto. E non dovete essere troppo oppressivi, perché lei è una ragazza molto... E mamma è Francesca. La mamma è francese. Francese? Francesca, Francesco e tutto il mondo. A proposito di Francesco, brava, mi hai fatto ricordare. Lui, questa foto ho scelto di Francesco Nazionale, così è troppo, cioè, è diverso. Lui? Che fa? Francesco Totti. Che fa? Se l'è un po'. Il re di Roma. È vero? Vado. Un papa in giacca e cravatta. Alessandro che mi chiama, ma perché? Amore, sto facendo il video, un attimo. Le ho fatto vedere la foto del nostro caro Mattarella. E lei mi ha appena detto, questo è mio marito. Chi è? A parte tuo marito. Beh, sei tu schiedo tu hai detto. Non ha bisogno di essere qualcos'altro, una volta che suo marito ha già tutto nella vita. Abbiamo finito questa chiacchierata con Agata, che adesso ci dirà. Iscrivetevi. No, iscrivetevi. A questo canale. Per restare in questa community pazza. Tu non hai fuffa.
lasciare su like. E il prossimo video quando è? Domani. Domani. Ci vediamo domani con i daily vlog. Questa era la chiusura di Agata. E salutiamo il vlog così io posso salutare la mia amica. Ciao vlog. Amore, mi dispiace, ma noi qua ci siamo fatte prendere la mano, quindi il vlog sta durando un po' di più. Ah, ok, però torna a casa che stai. Ma non mi viene a prendere?